Wow, sei stupenda! Ma anche Ladybug! Non si capisce bene. No. Ciao bambini, bentornati! Oh, ma chi abbiamo qui? Le LOL Surprise! Ciao Emily! Ciao Emily, io sono sull'altalena! Vedo, fra un po' fai cadere la tua amica, sai? Ma infatti quello che gli dicevo... Ecco, sono caduta! Oh no, scusami, non volevo! Oh, non è niente, non è niente, ho perso anche gli occhiali. Beh, allora ditemi ragazze. Oh, ma che cosa sono? Ma avete portato delle amiche con voi? Sì, però sono timide, sono rimaste dentro la loro palla. Ah, ma infatti vedo. Sì, le potresti aprire tu, perché loro da solo non usciranno mai. Beh, ma certo. Vediamo un po'. Oh, questa è proprio piccolina. Secondo me qui dentro c'è una LOL piccola piccola. Vediamo un po'. Oh, nella borsetta. Guardatela, è troppo carina. Ma ciao piccoletta, ma sei così timida? Ciao. Sì, sono ancora piccolina. Io sono molto 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 timida. Ma fatti vedere un po' meglio. Wow, ma sei fantastica! Sei plena di glitter! E questi mega occhialoni? Beh, ma io sono fashion, sono alla moda! Guarda, c'ho anche due codini meravigliosi! Aspetta che te li faccio vedere! Wow, sei stupenda! Ma anche i tuoi occhi sono pieni di brillantini! Sei proprio bella! E poi la tua borsetta? È un diamante gigante! Guardate! Oh, ma hai perso le tue ciabattine, guardale. Oh, ecco perché sentivo freddo ai piedi. Una ciabattina di qua e una di là. Ecco fatto, va meglio? Oh sì, grazie, perfetto. Dai, allora ti metto qua vicino alle tue amiche. Ecco fatto, ok. Era proprio carina. Ma vediamo che si nasconde qui dentro. Ah, un'altra. Ehi, ciao! Ciao! Wow, ma fatti vedere! Ma che bella che sei! Sembri tutta truccata! Sembra che stai per andare a fare tipo il teatro! Sei anche te piena di glitter! Guardate! Fa luce dappertutto! È super truccata! E brillantini anche negli occhi! Ah, sei proprio carina anche te! Grazie! Però sta meglio nella mia borsetta! Va bene, fatto, rimesso lì e ti metto qui vicino alla tua amica. Ah, vediamo un po'. Questa è la prima offerta. Vediamo che c'è qui dentro. Oh! Ma è la tua mamma? Sembra, è uguale a te. Guardate. Sembrano mamme e figlie. Sono proprio carine. Dunque, vediamo un po'. Lei ha gli occhi di colori diversi, guardate. Uno blu e uno azzurro. Anche lei è tutta brillantinosa. Il suo mantellino. Wow, quanto è carina. C'hai anche il vestitino per cambiarti. Eh sì, sono molto vanitosa. Questo ti deve star veramente bene. E il tuo biberon. Bene. Ecco fatto. Allora anche te ti metto qui vicino alle tue amiche. Riuscirai a stare in piedi? Perfetto! Metto anche i tuoi accessori. Ci sarà qui dentro? Mettiamo... Ladybug! Eh sì, è proprio lei, con i suoi accessori. Il suo cestino, la sua bevanda. Dunque, sì, è proprio Ladybug con i suoi codini, con la sua fascia a pois. Il suo vestitino a pois. Ciao bambini! Ciao Ladybug, siamo molto contente di vederti. Facciamoti vedere un po' meglio. Oh, non riesce a mettere a fuoco. No. Vuol dire che la dovete guardare da lontano. Sei proprio carina, guarda, ti metto in piedi nel tuo cestino. Vale. Così. Ne sono rimaste due. Qui dentro chi si nasconderà? Ah, e tu chi sei? Sembra una Ladybug un po' strana. Capelli gialli. Sei un misto tra chat noir
e Ladybug. Non si capisce bene. Sì, ma sei molto carina lo stesso. Sì, mi piace con i tuoi stivali, anche qua il tuo cestino e la tua bevanda. Allora ti metto vicino alla tua amica di qua. Ecco fatto. Dunque, taran, ne è rimasta una. Oh, ma e tu? Con il tuo vestitino? Chi sei? Anche tu sei molto 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 carina. Guardate un po', proprio elegante con i suoi stivali, il suo vestitino, le sue orecchie da gatto. Quindi anche lei è un misto tra chat noir, Ladybug, l'amica di Ladybug, insomma. Sei molto carina anche te. Il tuo cestino, il tuo biberon. Ecco fatto. Facciamole vedere bene tutte. Ah, ma qua ce n'è un'altra. Non avevo visto. Ecco da dove venite. Sono più di 35 da collezionare. Ecco, questa è quella che ci è capitata a noi. Pure questa. Questa pure. Vediamo. Speriamo che non sia un doppione. Vediamo un po'. Ah, ma noi ti conosciamo già. Ah, ma no, sei tu con un vestitino. Avete visto? Mi sembrava lei, invece no. Ha un altro vestito. Eccola qua, con il suo cestino e anche lei il suo biberon. Ah, riguardiamone un attimo. Sono proprio carini. Chissà come si chiamano. Io non ne ho la minima idea. Ma voi bambine lo sapete? Perché io proprio non le conoscevo queste bamboline. So solo che si chiamano le LOL Surprise. Mi volete aiutare? Sapete dirmi un po' di nomi? Sì? Me li scrivete nei commenti? Così almeno la prossima volta li so. Bene, grazie a tutte. Ebbene, io e le mie LOL Surprise vi salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao! Che bello! Non vedo l'ora di invitare tutte le mie amiche per vedere la mia nuova piscina. Allora, cominciamo da qui. Vediamo un po'. Ehi, c'è nessuno? Emily, sono io, Claudia. Ah, eccoti. Ah, ciao Claudia. Ciao Emily, che cosa stavi facendo? Ah, beh, stavo cucinando. Ah, ho capito, spero che non ti disturbo. No, no, non ti preoccupare, dimmi tutto. Ecco, io ti volevo invitare a casa mia perché praticamente ho comprato una piscina nuova e mi piacerebbe tantissimo fartela vedere. Oh sì, con molto piacere. Quando devo venire? Oh beh, dopo pranzo verso le 2 puoi venire. Ci saranno anche Peppa, ci sarà Guffetta, insomma ci saranno un sacco di ragazze. Ah ok, va bene, grazie per l'invito. Oh, grazie a te per aver accettato. Ok, una fatta. Andiamo avanti. Dunque, se non sbaglio, qui dovrebbe abitare Sky. Speriamo di non sbagliare casa. Ehi là, Sky, sono io. C'è nessuno? Oh, ecco, sta arrivando. Ciao Claudia. Ah, ciao Sky. Ti disturbo? Non assolutamente. Che cosa stavi facendo? Vabbè, mi stavo preparando. Infatti ti vedo, sei tutta carina. Hai messo il tuo mantellino, la tua mascherina. Eh sì, sai com'è, mi devo preparare nel caso che nel quartiere generale mi chiamano per una missione. Ah, ho capito. Senti, io sono passata perché ti volevo invitare a venire a casa mia oggi pomeriggio. Ah, a casa tua? Sì, certo, come no. Ecco perché praticamente ho comprato la piscina nuova e non vedo l'ora di farvela vedere. Ah, ci sarà anche qualcun altro? Sì, ho appena invitato Emily. E poi adesso vado a vedere se c'è Peppa e poi pensavo anche di invitare Guffetta. Ah, un super party in piscina! Esatto! Ok, va bene, allora ci vediamo più tardi. Va bene, grazie Sky, ciao ciao! E di due, andiamo avanti. Dunque, ecco casa di Peppa. Peppa, sei qui? Peppa, sono Claudia! Sì, Claudia, fai il giro! Ah, ok, arrivo! Ciao Guffetta! Oh, che bello, ci sei anche tu, così mi risparmiate un giro. Ciao Claudia! Ciao Claudia! Allora, che cosa è successo?
Ma no, no, non è successo niente. Ero venuta per invitarvi a venire a casa mia di pomeriggio. A casa tua? Oh, sì, con piacere. Per il tè? Beh, sì, anche per il tè, però più che altro perché praticamente ho comprato una piscina nuova e mi piacerebbe tantissimo divertirmi insieme a voi e farvela vedere. Io amo le piscine. Allora venite? Sì, certamente, a che ora veniamo? Beh, io ho detto agli altri verso le 2. Ah, va bene, ok, ci saremo. Grazie. Oh, grazie a voi. Eccoci qua, Guffetta. Ding dong, ding dong. Ciao ragazze, benvenute. Dai, entrate. Ah, oh, che bello, non vedo l'ora. Ding dong, ding dong. Ciao Emily, ben arrivata. Dai, entra. Ciao. Eccomi qua arrivata. Ding dong, ding dong. Ciao Sky, che bello, sono contenta di vederti, ce l'hai fatta. Sì, non mi hanno ancora chiamato, che bello, che bello. Dai, entra. Ok. Intanto vi voglio ringraziare perché siete venute tutte. Ah, ma di niente, figurati. Oh, non potevamo mancare. Oh, io amo fare i salti in piscina. Eh già, anche io, non vedevo l'ora. Ecco, parlando di piscina, vi lascio un attimo accomodarvi e riempio un attimo la piscina, va bene? Ah sì, va bene, ok. Ok, dunque riempiamo la piscina. Può bastare. Bellissimo, non vedo l'ora di farglielo vedere. Ok ragazze, ci siamo tutte in piscina. Yuhuu, dai venite. Wow, che bello, non vedo l'ora. Io mi lancio dall'alto. Yuhuu, arrivo anch'io. Oh, Peppa, svegliati, stai già dormendo? Cosa, dormendo io? No, assolutamente no. Dai, che ci aspettano per andare in piscina, vieni. Ah, piscina, sì. Oh, usiamo lo scivolo, dai, vieni. Sarà super divertente. Attenzione, arrivo, yuhu. Arrivo anche io, spostatevi. Oh, sì, aspetta, io vado di qua e io vado qui. Yuhu, anzi, mi nascondo qua sotto. Yuhu! Oh, è troppo gustoso, mi piace tantissimo questa acqua tutta colorata. Ti piace, Guffetta? Oh, anche a me mi piace tantissimo. Yuhu! E Peppa, ti eri nascosta? Eh sì, avete visto? Ci ritorno. Yuhu! Ah, che bello, io mi sta tanto che rimango qui a galla. Prendo il sole proprio così. Oh, ci sta troppo bene. Ah, sono contenta che state bene, ragazze. Abbiamo un pomeriggio intero per divertirci. Tesoro, ma sei ancora davanti alla televisione? Ah sì, che cosa c'è, cara? Ma come che cosa c'è, cara? Non ti ricordi? Abbiamo una cena di beneficenza questa sera. Che cosa aspetti a prepararti? Oh, mi ero completamente dimenticato. Adesso vado, tesoro caro. Sì, beh, non perdere troppo tempo perché è già molto molto tardi. Io intanto vado a prepararmi anch'io. Sì, intanto vatti a preparare. Giorgio, hai sentito? La mamma e papà questa sera escono. Siamo soli in casa. Yuhu! Wow, tu dici, Peppa? Oh, sarebbe troppo bello. Beh, ma non hai sentito? Hanno detto che uscivano. Oh, ma magari. Potremmo fare un sacco di cose. Sì, potremmo tipo saltare le pozzanghere oppure farci il bagnetto. Oppure guardarci un bel film dell'orrore. No, quello no, Peppa. Ma come no? Ma siamo troppo piccoli. Ma non fare il bambino. Su, che siamo nell'età giusta per guardare il film horror. Le mie amiche li hanno già guardati tutti. Vabbè, vedremo. Si è fatto tardi, vado a prepararmi anche io. Allora, tesoro, sei pronta? Sì, mi sono messa il vestito più bello che avevo. Tu, tesoro? Sì, mi sono anche già sbarbato. Ah, bene, è da tantissimo tempo che non usciamo io e te, lo sai? Eh sì, infatti abbiamo sempre avuto i bambini dietro. Oh, speriamo che questa babysitter sia brava. Ma speriamo, dove l'hai trovata? L'ho
trovato un annuncio, però mi sembrava abbastanza qualificata. Ok, ok. Non ci resta che aspettare che arrivi. Peppa, George! Sì, mamma? Venite un attimo qui. Eccoci, che cosa c'è, mamma? Dunque, il vostro papà e io questa sera usciamo. So che è passato tantissimo tempo, ma sono sicura che ve la caverete. Sì, sì, non ti preoccupare, mamma, saremo bravissimi da soli. Ma no, Peppa, che cosa hai capito? Beh, che uscivate. Sì, sì, usciamo, ma mica vi lasciamo da soli. Sta per arrivare la babysitter. Che cosa, mamma, la babysitter? Ma noi ormai siamo grandi, possiamo stare da soli, da casa da soli. Non ci penso nemmeno, è fuori questione. Tanto la babysitter sta per arrivare. Oh no, uffa, mamma. Ma, George, come mai sei tutto sporco? Mamma, oggi ho aiutato il nonno. E che cosa aspettavi a farti il bagnetto? Mica ti puoi far vedere così dalla babysitter. Anzi, facciamo così. Chiederò proprio alla babysitter di farti il bagnetto. Uffa, che vergogna. Oh, tesoro cara, sarà la babysitter. Oh sì, vado subito ad aprire. Uffa, che barba. Ecco, vieni pure di qua, diva. Ah, salve, buongiorno. Io sono Diva, piacere di conoscervi. Ma tu devi essere George, tu devi essere Peppa. Sì, sono George. Sì, sono Peppa. Bambini, ma insomma, non è questo il modo di parlare con la vostra nuova babysitter. Scusatevi subito. Ma no, ma si figuri, mamma Pig, non fa niente, sono abituata con i bambini. Però vedrà che dopo aver passato neanche 5 minuti con me saranno contentissimi. Sì, sì, vedremo, vedremo. Va bene, va bene. Allora, mi raccomando, lasciate un numero di telefono appiccicato sul frigo. Per qualsiasi problema o inconveniente, mi raccomando, non esiti a chiamarmi. Anzi, certamente, signora Pig. Ok, Peppa, George, conto su di voi. Sì, mamma, sì, saremo bravi. Ciao, ragazzi. Ciao, papà. Ciao, mamma. Ok, andiamo, tesoro caro, che si è fatto tardi. Vieni, George, andiamo a guardare la televisione. Allora, bambini, ditemi un po', cosa avete voglia di fare? Tutte cose che tanto non ci farai fare. Ad esempio che cosa? Giocare nelle pozzanghere? Fare il bagnetto? Guardare un film dell'orrore? Ok, per me va bene, potete fare quello che volete. Intanto io vado a darmi una truccatina, che il trucco mi sta colando. Sonia ha appena detto sì, potete fare quello che volete. Ma a me mi sembra tanto di aver sentito la stessa cosa. Mi sa che questa babysitter mi piace tantissimo. Ma lo sai che è una delle LOL Surprise? Ah, ecco dov'è che l'avevo vista. Sì, dicono di lei che è molto molto birichina e che pensa solamente al suo trucco, al suo parrucco e ai suoi vestiti. Ah beh, ho visto in effetti. Mi sa che questa sera potremo fare veramente quello che vorremmo. Quindi, George, sei pronta a vedere un film dell'orrore? Oh, non lo so, Peppa. Dai, su. Tanto ci sono io. Dai, vieni. Ok. Che film vorresti vedere? Guardiamo Casper, il fantasmino. Ma guarda che non è un film dell'orrore, Casper. Vabbè, ma ci sono sempre i fantasmi. Ma io pensavo a qualcosa di un po' più pauroso. Io direi Dracula. Dracula? Ma sì, dai, guardiamo Dracula. Ok, va bene. Ecco fatto, bambini, mi sono un po' sistemato il mio trucco. Che cosa state guardando? Guardiamo Dracula. Ah sì, ultima scelta, l'ho visto, è molto molto bello. Bene, allora io ritorno di là che vado a leggermi un magazine. Ma che strana babysitter. A me piace tantissimo. Oh, Peppa, ho paura. Oh, George. Oh, che paura. Oh, no. Non voglio vedere. Oh, è stato bruttissimo. Però lo voglio vedere. Oh, questa scena. Oh, mamma mia. Oh, no, non la voglio vedere. Bambini, è mezzanotte passata, mi sa che è ora che vi metto a letto, se no la vostra mamma mi sgrida se vi trova ancora in piedi. Oh, sì, andiamo a dormire, non voglio più vedere questo film. Ma non vi è piaciuto? No, oh, faceva paura. Ma cosa volete che sia? Dai, andiamo di sopra, su. Oh, farò gli incubi tutta la notte. Oh, anche io, George. Ok, bambini, è ora di dormire. Oh, io non ce la farò mai a dormire.
Ci racconti la storia della buonanotte? Ma se volete vi posso raccontare la storia di, vediamo, di Frankenstein, oppure quella di Hulk. Oh no no no, per oggi può bastare così, allora niente, non, niente storia della buonanotte. Ok, va bene, buonanotte bambini. George? Sì, Peppa? Stai dormendo? No, oh neanche io, vedo vampiri dappertutto. Oh, che paura, che paura. Speriamo che la mamma e papà tornano presto. Eccoci di ritorno, caro. Oh, cara, è andata tutto bene? Oh, sì, sì, è andata tutto benissimo. Avete giocato? Ma no, i bambini hanno voluto guardare la televisione. Ah, sì? Che cosa hanno voluto vedere? Masha e l'orso? No, hanno voluto vedere Dracula. Come? Dracula? Il cartone animato? No, no, il film dell'orrore. Che cosa? Ha fatto vedere un film dell'orrore ai miei bambini? Beh, sì, quello volevano vedere. Io di solito faccio felice con i bambini e faccio quello che vogliono loro. Oh, mamma mia. Te l'avevo chiesto, cara, se era una babysitter che era qualificata. Beh, ma c'era scritto che lo era. Io mi sono fidata. Beh, ma poteva averlo scritto lei stessa. Oh, non ci avevo pensato. Oh, ma questo è George. Arrivo, tesoro. Va bene, signorina. Tenga, questi sono i suoi soldi e grazie, arrivederci. Va bene, grazie. Dunque, per la prossima volta sa dove chiamarmi, al mio numero. Sì, sì, certamente, come no. Va bene, arrivederci. Oh, bambini, bambini, che cosa è successo? È qui la mamma. Oh, abbiamo fatto un brutto sogno. Sì, abbiamo sognato i vampiri. Oh, è tutta colpa di questa babysitter. Oh, scusatemi tanto, non mi sono informata abbastanza. Pensavo che era qualificato, invece non lo era per niente. Oh, ci ha lasciato guardare un film dell'orrore. Adesso abbiamo fatto gli incubi tutta la notte. Oh, poverini, venite, scendete giù. Ecco qua. Allora, adesso vi racconterò la storia della buonanotte e vedrete che andrà molto meglio. Se volete possiamo fare anche una preghierina insieme. Oh sì, mamma, sì, 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 una preghierina. Ok. Allora, siete pronti? Sì, mamma. Facciamo così, mettetevi nel vostro lettino che sono sicura che vi addormenterete. Ok, mamma. Ecco fatto. Ora inizierò con la preghiera. Oh Signore Gesù, ti prego, fa che questi miei bambini possano passare una buona notte senza fare incubi. Amen. 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 Oh, adesso sto meglio. Sì, anche io. Bene, bambini. Allora adesso spengo la luce e vado di sotto. No, no, mamma, lascia la luce accesa. Ok, va bene. Ciao, George. Ciao, Peppa. Buonanotte, mamma. Oh tesoro, mi dispiace tantissimo di aver scelto questa babysitter. Dove è finita, tra l'altro? Oh beh, gli ho dato i suoi soldi e l'ho mandata via. Io non l'avrei nemmeno pagata. Lo so, però io l'ho pagata. E va bene. Comunque bisogna assolutamente mettere la voce in giro che questa babysitter non va assolutamente bene. Peppa e Giorgio hanno fatto un sacco di incubi, però adesso sembra che si siano calmati. Oh, bene, bene. Dai, sediamoci, tranquillizziamoci un attimo.